Freud is explaining everything. And Fellini didn't like somebody was just explaining this is this, that's why he liked very much Jung, because he was like a farmer, a paysan, a magician, like a magician, magoon, you know. And he was taking him, everybody. Jung is somebody who take in your hand and till the border of the abyss, of the nightmare, of the unknown, and say, look. Non lo so, parto, non lo so. In vettura, in vettura! Vai! For me, it's always a little bit silly to talk about the picture before I've done it, you know? When some newspaper man or some friends ask to me, what is your next picture? I'm always very embarrassed, because really I don't know exactly. And I don't like to talk about intention. Intention are just psychological instrument to put yourself on the way to start your voyage, you know? But what exactly the voyage will be? Voyage? Yes. What exactly? You will know that only after, you know? And I don't want to know before. If I have to make a trip, I have to go to the train station or to the airport, and I have to know where I want to go. But if somebody said to me, you know, during the trip you will see that and that, you will meet that people, you will make that, I lose my fun. Il viaggio è sicuramente uno delle parole chiavi nel mondo di Fellini, che è in primo luogo il viaggio più complicato possibile, immaginabile, quello in cui si parte, non si sa mai dove si arriverà, che il viaggio all'interno di se stessi. Federico Fellini adorava andare nelle stazioni, era totalmente affascinato dalla stazione, dai treni che partivano, era qualcosa di profondo in lui. Il senso del viaggio mi pare che sia uno dei motivi fondamentali del racconto, cioè uno dei grandi miti narrativi, insomma, il viaggiare. Tutti i miei film raccontano un viaggio, o un viaggio fatto o un viaggio sognato. Immaginare. Come quello di Vitelloni, sognavano di lasciare la provincia e proiettarsi nella grande metropoli. La strada è il racconto di un lungo peregrinare, così, di due creature che stanno insieme, unite da un destino incomprensibile, ma che le porta da un borgo all'altro, da un villaggio all'altro, da una stagione all'altro. Anche La dolce vita era un viaggio così nella inautentico. E come tra l'altro finisce sulla riva del mare. Finisce sulla riva. Anzi, forse l'unico film che non era un viaggio, comunque anche quello era un viaggio nella memoria, era Marcord, insomma.
mi diceva: Vincenzo, dobbiamo andare a Cinecittà stamattina. Poi magari capitava qualcosa, una telefonata, vedeva una persona, qualcosa che lo, non, insomma, gli indicava una strada diversa, e cambiavamo strada immediatamente. Marcello, where are you? E lui era pronto a incominciare un altro viaggio, come se niente fosse, come se niente fosse accaduto. Però era un grande, come dire, seguace della casualità. La casualità proprio come dettato dell'esistenza. E questa casualità lo sorprendeva come voleva che lo sorprendesse la vita. Lui comunque aveva paura dei viaggi. Il viaggio per lui era veramente pericoloso. Non so perché sentiva dal viaggio il pericolo. Mi trovai ad andare con lui e con tutta la troupe a New York per la presentazione di Giulietta degli Spiriti. Federico era seduto vicino a me in aereo e quando l'aereo, così quando l'aereo decollò, vidi lui che faceva uno strano movimento. Io dissi a Federico: ma cos'è quella cosa che fai? Così, cos'è quel... Dico: vabbè, senti, se vuoi fare Signora Croce, fallo visibile, perché non lo fai visibile? Ma se... No, dico, guarda che lui poi si secca, perché se tu fai una robetta così, secondo me non è neanche gentile, fai un vero segno della croce. Lui si è messo a ridere. Chi è? Chi c'è laggiù? Oh, ma che stai a fare lì? Ha detto sempre Fellini che è un pessimo viaggero. Un pessimo? Viaggero. Viaggiatore. Viaggiatore. Che le gusta más estar en Roma, che le gusta vivere en la cattolica Italia. Perché è così, non saprei dare una definizione. Di solito sì, sono un pessimo viaggiatore, viaggio malvolentieri, venuto perché non capisco niente appena sono fuori. Non ritorno con piccoli dettagli inutili e strazianti di solito, che mi creano problemi, rimorsi, fastidi. Regresa de todos los viajes solo con algunas ideas, piccoli dettagli, pequeñas, piccoli dettagli, sì. Inutili, ripetevo, di solito così, che mi immalinconisco. E poi perché probabilmente... Perché su mondo sta in Italia. Sì, ma... però certamente, claro. Sono italiano, quindi sì. Certe radici sono in quell'atmosfera lì, sono in quel contesto lì. Non ho riportato certo qualche viaggio l'ho fatto, sono andato a Ostia, che è un piccolo paesino vicino a Roma, Viterbo, a 100 km, no, sto scherzando, qualche viaggio l'ho fatto, ma non mi sembra di aver riportato da questi viaggi proprio fuori dal mio paese qualche cosa di particolarmente nutriente per me, è un limite anche questo, insomma, probabilmente l'estraniamento mi diventa così un pochino... pericoloso. Non mi ricordo quale psicanalista ha detto appunto che il viaggiare, cioè uscire fisicamente dai miti protettivi, da quei punti di riferimento dentro i quali si è svolta la propria vita, è proprio affrontare l'inconscio, cioè affrontare quella parte oscura, misteriosa e terrorizzante di se stessi. Lui parlava dei suoi viaggi astrali, come se io ti sto a parlare di un viaggio qualunque. E per lui era così. Mi raccontava, sono entrato in un'altra dimensione, però li sentiva tra la veglia e il sonno. E piano piano ci siamo persi in un posto dove c'era un villaggio rom, c'erano delle roulotte, c'erano delle carcasse di macchine rottamate, c'erano degli animali che passavano. E a me mi ha preso un po' di paura, ma a quel momento lui ha cominciato a dire: ma guarda che bellezza, guarda lì, e ha cominciato a descrivere la qualità del taglio della luna dietro a un'antenna e i cani e le carcasse, e a un certo punto è pure sceso, si è messo a guardare. La sera dopo, alla fine del messaggio, dice: allora mi porti a casa? Sì, sì, guarda che stavolta l'ho imparata bene la scorciatoia, vedrai che questa volta... E a me è venuto istintivo di dirgli: Federico, ma se ci perdiamo un'altra volta? E lui mi ha risposto: speriamo. Era come se lui facesse dei viaggi all'interno dell'avventura umana. Ecco, questa è la cosa che più mi sento di dire. E qualche volta ci fermavamo davanti a San Pietro verso le 10 di sera e lui era ammirato da questo abbraccio che ti dava
San Pietro, da questo abbraccio del Bernini che ti dava San Pietro. Mi diceva, fermati un po', aspetta, ascolta. Non le senti tutte quelle voci che sono passate da questo, da questa piazza? Senti quanto mistero c'è qui. Poi d'improvviso mi diceva, bene, adesso possiamo andare. La cosa che mi ha colpito è che lui aveva, Federico, che non aveva padri e non riconosceva in nessun modo le persone che lo avessero influenzato nella vita, e dietro la sua scrivania, prima via Sistina, poi in Corso d'Italia, aveva la fotografia di Bernard, come se fosse un nome tutelare, un angelo custode. Ecco, era qualcuno che si era portato dietro per sempre. Quando ne parlava gli si inclinava la voce proprio. Non c'è dubbio che l'incontro con Bernard è la rivoluzione copernicana. Nella vita di Fellini è la sua arte e quindi quello che racconterà. Ecco, nulla sarà più come prima. Fino a che punto la psicanalisi è intervenuta a complicare o a chiarire le tue convinzioni? Alcuni hanno sostenuto che 8,5 è costruito sulla base delle teorie di Jung. Rispetto al positivismo di Freud, Jung ti offriva una prospettiva mistica più congeniale, probabilmente. La mia conoscenza della psicanalisi così è estremamente dilettantesca e molto approssimativa. Ho letto qualche saggio di Jung e mi sembra di poter affermare in tutta sincerità che Jung è una specie di scienziato veggente che ha toccato le corde più profonde e più sacre del mistero umano. In ogni modo io non ho voluto fare un film psicanalitico. Credo che l'interiorità dell'uomo spirituale può essere il comune oggetto e scopo della scienza come dell'arte. Ciascuno si esprime con i mezzi che gli sono congeniali, io con la macchina da presa. 8,5 invece appunto è il film di cui veramente è chiuso nel proprio io, e dobbiamo dire grazie a Bernard per le sedute che ha avuto, perché sennò 8,5 non ci sarebbe, ma non ci sarebbe proprio tecnicamente, perché il film è fatto sulla falsariga di una seduta psicanalitica. Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Mi pareva di avere qualcosa di così semplice da dire. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. E invece io sono il primo a non avere il coraggio di seppellire proprio niente. Adesso ho la testa piena di confusione. Questa torre tra i piedi. Chissà perché le cose sono andate così. A che punto avrò sbagliato strada? Non ho proprio niente da dire, ma voglio dirlo lo stesso. E i tuoi spiriti? Perché non mi vengono in aiuto? L'importante è capire che dall'incontro con Bernard Federico ha cambiato completamente la rotta, cioè è nato il film 8,5, poi è nato Giulietta degli Spiriti ed è nato un altro Federico. Come in tutti i miei film, quella sequenza si esprime col linguaggio dei sogni. È un sogno, voglio dire sogno, dicendo che è un film che tenta di essere molto molto vicino alla verità delle cose, è molto sincero. Niente di più sincero di un sogno, che appunto, proprio perché è totalmente sincero, si difende dall'interpretazione ovvia, corrente, con una labirintica mappa, con itinerari tortuosi, e parla proprio il linguaggio del simbolo, che è molto più vero del linguaggio concettuale. I sogni erano importantissimi quando ogni tanto diceva non lo sento più il film, domattina giro e non so cosa far fare agli attori. Mi raccontavano che la mattina dopo in scena in mezzo agli altri aveva tutta la sua
vivacità, chiarezza di idee, eccetera. Fellini's films are filled with magic and ideas that should not connect but do, and that's the dream world. I don't know why I'm not in touch with my dreams. I'm sure that I would be a better filmmaker if I was. Io credo che in quello che lui ha fatto nel libro dei sogni sia uno dei codici essenziali, grande come il codice da Vinci per conoscere l'arte di un genio come Fellini, quindi un codex felliniano, un codex assolutamente essenziale dove, come per il Corriere dei Piccoli, insieme al Libro dei Sogni, si può trovare tutte le tracce dell'origine dei suoi film. I need to be a guest inside of a dimension that I have created, programmato in tutti i piccoli dettagli, però mi deve restare quell'aspetto di incuriosito, stupore, di estraneità, deve continuare a prendermi, anche se sono proprio il sindaco, il capo della polizia, l'ufficio anagrafico di tutta questa invenzione, il falegname, il fabbro, il tappezziere, però devo proprio lasciarmi ipnotizzare, suggestionare da questa stessa cosa che conosco nei minimi dettagli e proprio per questo mi deve risultare così verosimile e darmi la sensazione di essere dentro un sogno. Il sognatore è lui che ha fatto il sogno. Niente di più profondamente vero e pertinente alla realtà psichica di quel dell'individuo che sogna. Però il sognatore è un ospite nello stesso tempo del suo sogno. È qualcuno che visita il sogno e non sa cosa gli sta per capitare da un momento all'altro. Ma è lui il sogno. La prima cosa di Bernard è stata questa frase: signor Fellini, vogliamo lavorare seriamente? Perché c'è una scala, una donnina, una delle sue, che incontrava e raccontava nei sogni e nei disegni, e lì sotto la scala c'era Giulietta con altri amici. E più o meno questa cosa è stato il leitmotiv della sua analisi con Bernard, un continuo confronto tra una profondità e un essere a terra, a confrontarsi con la realtà, e allo stesso tempo un essere burlone, un po' sciocco, un po' fatuo, e la fatica e il dolore e l'angoscia di essere sempre a metà. E lui, grazie a Bernard, è entrato a conoscere in modo più scientifico l'analisi junghiana e quindi ha portato il suo interesse verso che era il mondo magico di Jung, quindi l'inconscio collettivo, la scoperta dell'I Ching, che era un oracolo che lui faceva quotidianamente. Allora, questo bastone Federico ce l'aveva sempre sulla sua scrivania a Corso d'Italia. Mi ricordo soprattutto quando faceva l'I Ching, lo poggiava proprio sulla scrivania così. Perché lui mi chiamava amica unica? Perché comunque per lui era molto, ma molto importante avere la magia come amica. Perché la magia come amica gli era utile su tutto. Scoprì che faceva le sedute spiritiche e anche vi partecipava Giulietta. Secondo Lucia Alberti, che era una maga, sono state molto invasive della personalità di Federico e lui è stato molto male perché era anche mago bianco e quindi cacciava gli spiriti negativi durante la seduta. Ma aveva detto che non le faceva più queste cose la signora, io ho paura. Zitta. Andate, andate pure. Buonanotte. Dio, quante presenze, ragazzi. Sono già tutte qui intorno. Scusate. Ma il fumo dell'incenso. Concentratevi, fate il voto interiore. Sento una presenza nuova. Sì,
qualcuno che non è mai venuto prima. Eccolo. Come ti chiami? Olaf. Ha detto che si chiama Olaf. Perché non dai un messaggio a ciascuno di noi? Qualcosa di carino che ci aiuti a vivere? Cosa, per esempio, puoi dire alla nostra amica Dolly? Troia. Ma no, caro, non hai capito. Bagascione. Oh. Ha detto bagascione. Grazie, non è mica offeso, sai. Cosa l'ha detto? Ha detto bagascione. Povero spirito. Vai in pace, ma professore, lo mandi via? Pronto. Pronto. Ma chi è? Hanno chiuso. Ah, Giulietta, c'è un messaggio per te. Chi credi di essere, poverina? Tu non sei nessuno. Non sei nessuno per nessuno, non conti niente. Sei una derelitta. Io credo che Fellini aveva appunto la passione dell'occulto, del paranormale, del conoscere altre dimensioni. So che c'è stato un periodo in cui, quando vivevano in via Archimede, facevano continuamente delle sedute spiritiche in casa, e Giulietta, sempre appunto per questo fatto che era molto concreta, mi disse, a proposito di quel periodo, mi disse: ah, guarda Fiammetta, veramente la volta che Federico mi ha fatto l'arco isterico davanti al caminetto è la volta che io ho detto adesso basta, chiudiamo con queste cose. L'arco isterico, poi mi hanno spiegato, è quando una persona si può rivoltare all'indietro come un gatto senza spina dorsale. L'arc-en-ciel di Charcot. Con Bernard lui scopre i tarocchi. Lui adorava farsi fare le carte, perché adorava le figure. Per lui tutto questo, questi disegni, le figure, erano comunque un teatrino. Dal suo punto di vista tecnico, diciamo così, lei ha avuto una parte di consulenza in Giulietta degli Spiriti o no? Forse, come tante altre persone che del mio stesso mestiere Federico Fellini ha visto o intervistato mentre preparava il film. Lui so che andava da molte cartomanti oltre che da me, e ognuno di noi penso che le abbia dato un poco della nostra esperienza, perché un film è fatto sulla non direi sulla cartomanzia, ma sullo spiritismo, sulle cose dell'aldilà. Cioè, secondo lei Federico Fellini sarebbe un medium anche? Per me sì. Da che cosa se ne accorge? Gli occhi, il modo di guardare, poi i suoi film. In fondo i film di Federico sono tutti, quasi tutti, hanno la medianità, gli spiritismi. Sono film medianici, direi io. Che Federico fosse un uomo di una profondità assoluta, che fosse un profeta, che fosse un mago, beh, su questo credo che non ci possono essere dubbi. For him, the actual process of making a film is a way of spiritual discovery, as is the act of writing for many writers. But he's always been preoccupied with the spiritual, the subconscious world, dreams, extrasensory perception, the occult. Once he let a doctor give him the hallucination drug, LSD. It was a little bit disappointing, the experience. I have not remembered to have proved a special sensation. But the doctor gave to me an explanation, and I am agree with him. He said that an artist lives always in the imagination, so the barrier between the sensorial reality and his imagination is very vague, you know. Yes. An artist is always here and there, continuing. Yes. So this kind of experiment give much more strong result with, now I say a stupid definition, I say normal people, you know. Un punto del film che mi ha molto colpito è l'uso che Fellini ha fatto del colore. Alcuni hanno trovato che questo colore conferisce agli oggetti un qualche cosa di nuovo, di lavato, di pulito, come se si trattasse di oggetti visti per la prima volta. Qualcuno ha voluto vedere in questo il riflesso di certe esperienze di tipo psicofarmacologico. Oggi esistono delle sostanze che cominciano ad essere usate anche a fini psicoterapeutici, che permettono precisamente di vedere in quel modo estremamente preciso, netto e pulito le proprie immagini interiori. Si tratta della
di etilamide dell'acido lisergico e di altre sostanze. È molto singolare, secondo me, il poter ricondurre anche quest'uso del colore a esperienze profonde che Fellini indubbiamente ha fatto. L'analisi junghiana lo teneva insieme, anche se non bastava, perché poi comunque una delle cose che mi colpiva di Fellini era che era disposto a credere fino a un certo punto in alcune cose. E poi gli rimanevano dei grandi dubbi. Federico non credeva di sapere, assolutamente, era molto aperto a tutte le cose, a tutte le possibilità, ma non aveva certezze, Federico. Che strano questo nostro incontro. È una sensazione, una grande sensazione. Irreale. Parola, sa? Lei è Fernando Rivoli? Sì. Mi firma qui sul giornaletto, per favore. Volentieri. Prego. Come va a finire lo sceicco bianco? Perché lo vuol sapere? Sciupamo tutta la poesia. Una cosa, ecco, che l'ha sicuramente segnato nel suo rapporto con la religione, quindi anche con l'aldilà, era l'incontro con Gustave Roll, perché Federico diceva: tutti speriamo che ci sia qualcosa oltre questa vita terrena, però io sono sicuro che anche il Papa ha dei momenti in cui dice oddio, ma se poi invece non c'è assolutamente niente. E diceva: io da quando ho incontrato Roll, siccome sono entrato in contatto con altre dimensioni, non so cosa ci sia, non so come siano, però io so che ci sono delle cose che vanno al di là di questa vita terrena. Quindi la mia vita si può dividere fra prima del mio incontro con Gustave Roll e dopo, perché prima avevo i dubbi che hanno tutti. Dopo, pur non sapendo cosa c'è, io so che qualcosa c'è. Federico mi parlava sempre appunto di questo meraviglioso personaggio, Roll, io l'avevo già sentito parlare. E la sera che siamo stati a Torino per presentare, per fare l'anteprima del film Intervista, dopo siamo andati a cena al Cambio con appunto Roll. A un certo punto mi ha detto: Vanietta, devi assolutamente provare l'emozione di farti fare qualche cosa di speciale da Roll. Dico, va bene, io un po' scettica. E allora Roll mi dice: prenda il suo tovagliolo in mano, lo stringa. E io prendo il tovagliolo in mano, lo stringo. E pensi a qualche cosa. Ho pensato al primo bacio che avevo dato a Riccione, appunto in romano, al mio primo ragazzino, e al suo nome. Ho pensato fortemente a questa cosa. Apre il tovagliolo, apro il tovagliolo, e c'era scritto il nome del mio ragazzo, Chicco, che mi dette il primo bacio a Riccione. Io sono rimasta sconvolta. Il marito della signora ha cominciato a dire: ma chi sarebbe questo di cui non mi hai mai parlato? Ecco, qui mi sembrava un contraccolpo proprio felliniano la situazione, no? Se dovessi descrivere Gustave Roll, direi che era un bellissimo signore, alto, elegante, aveva già una certa età quando lo conobbi, ma era molto prestante di tante, molto giovanile, molto colto, molto ironico, anche autoironico, molto gradevole. Compiva questi esperimenti Roll con una facilità, una leggerezza assoluti. Aveva uno scopo, questo suo ultra decennale, pluridecennale operare con fenomeni strabilianti, che non erano dei fuochi d'artificio per farsi bello, cosa che lui non ha mai voluto fare, non si è mai fatto pubblicità, non ha mai voluto una lira, proprio non ha mai voluto essere filmato, ma proprio perché si capisse che era all'opera qualcosa che era più di lui stesso. Lui era in grado di accogliere questo qualcosa, ma non di produrlo, se non ci fosse stato l'aiuto dall'alto. Con Gustave Roll Federico aveva un rapporto intensissimo, personale, di ammirazione, di rispetto, anche un pochino di soggezione, perché Gustave Roll rappresentava la materializzazione di tutto quello a cui Federico aveva sempre creduto, cioè una persona, un sensitivo, un paranormale che riusciva a mettere non soltanto a fuoco i problemi che l'altro aveva, ma a creare delle situazioni che in natura non esistono. Lui faceva dei quadri che i pennelli volavano da soli. Io ho questi quadri, che tutti dipinti, ma con i pennellini che volavano da soli.
e vedevi questi pennellini che volavano con una velocità estrema, che se c'era un errore l'altro pennello lo correggeva e diceva che tutti noi abbiamo queste possibilità. E diceva che già nei bambini, nei nuovi bambini che nascono orora, hanno queste possibilità, hanno delle intuizioni maggiori di quanto noi avevamo figli della guerra. Roll non attribuiva a se stesso mai quello che faceva. Lui diceva sempre che i suoi fenomeni non erano fini a se stessi, non erano per stupire le persone, ma per far capire che era all'opera qualche cosa di più di umano. Vuoi provare anche tu? Sì, sì, aspetta. Sta a vedere che con te faccio cilecca. In Eight and a Half and Giulietta, you have gone into this world and you have shown this element of reality. Do you imagine in the future that, say in your next film, that you will return to the exterior historic reality, or that you will have the two aspects? I think that even if this road maybe is dangerous, mm-hmm. I think that when one has had the intuition or the feeling, or one has opened that little door, I don't think that he can come back. I think that it's necessary to try to go on with the help of your intellectual always. Federico, dopo aver affrontato il mondo dell'inconscio dall'interno, ha l'impressione di aver ormai scavalcato probabilmente un confine e pensa che sia possibile andare a vedere che cosa ci sia veramente di là. What sort of religious upbringing did your father give you? Oh, we were Swiss Reformed. And did he make you attend church regularly? Oh, well, that was quite natural. Yes. Everybody went to church on yes. Sunday. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. Quanto all'aspetto religioso, lui adorava il mistero. Dio è un mistero, non è che parlasse di Dio tutti i momenti, non è che frequentasse i sacramenti, però per lui l'aspetto misterioso del mondo era capitale e quindi dappertutto cercava di coltivare questo senso del mistero e di restituirlo sullo schermo. I think it's nice to feel that there's something that cares about you in the universe. That's so a guardian angel, if that's what Fellini needed to keep moving forward. We invent the world we live in. And so him being it's easier for a Catholic to have a guardian angel than a Protestant. We're not allowed those things. We have to do it on our own. But for an Italian Catholic like Fellini, he's got this whole world of saints and miracles to dance with him. Lucky him. Io credo che intanto, come dicevamo, il cattolicesimo è stato un'impronta molto forte per lui da bambino, quindi il senso di colpa, il sentirsi sempre smascherato. Beh, la colpa come peccato in Fellini è un concetto piuttosto ambiguo. Egli non vede tanto il peccato come colpa, ma come pena, con una compassione piuttosto che come rimorso. Direi che vorrebbe piuttosto liberare la colpa dal male che provoca, piuttosto che liberarsi dalla colpa. È tutto racchiuso nel cardinale di 8 e mezzo. Certo che credeva moltissimo e pensava come Jung, che l'anima fosse immortale. A Frigene lui ogni tanto si annoiava e mi portava in giardino a chiedermi sulla confessione, sul diavolo, sulle abitudini cattoliche. Voleva che chiedessi al mio confessore se esisteva il diavolo. Ma non lo sai che la Saraghina è il diavolo? Non lo sapevo proprio. Stavamo lavorando sull'ipotesi che l'inferno potesse essere la
il crollo, la caduta di tutte le sinapsi, cioè le sinapsi cerebrali. Cioè a un certo punto, improvvisamente, tu non hai più la cognizione di quello che è intorno, perché non hai più la riconoscibilità di quello che è intorno. La parola non è più in grado di mettersi in contatto con l'oggetto, quindi l'angoscia è totale. Aveva studiato per tantissimi anni l'antroposofia steineriana e anche la filosofia rosacruciana, l'aveva molto molto approfondito questo argomento, perché poi alla base per lui c'era un disegno della morte non morte, cioè dalla morte non bisogna avere paura perché la morte non esiste, ma questo concetto lui non entrava. Lui dice la morte c'è, esiste, voglio solo sapere come si sta di là. Sempre la stessa domanda. Ma possibile che non si sappia più niente di voi, ma niente mai di nessuno? Certo, siete morti tutti, lo so. Siete stati bravi. Bravissimi, non deve essere facile. A me non mi è mai riuscito. Io non so neanche immaginare come si fa. E non ci si può incontrare più. Non può succedere. Non deve, eh? Ma dov'è che siete? Certe volte penso, ma ci sarà pure un posto nel mondo dove c'è un foro, un buco che dà da quell'altra parte. I due film che Fellini non ha mai realizzato, che però avevano a che fare direttamente con l'aldilà, con l'occulto, con la metafisica, e cioè Viaggio a Toulon e Il Mastorna, stranamente credo che non è proprio per volontà di Federico che non sono stati realizzati, però è vero che sono sempre successe delle cose, che dei segnali molto chiari che lui non li dovesse realizzare. Il suo film incompiuto forse lo ha devastato molto, perché era Il Viaggio di Mastorna che non è stato possibile fare. Naturalmente era Il Viaggio verso la morte e forse gli avvenimenti che si sono susseguiti lo hanno frastornato moltissimo. Soprattutto la scenografia del Duomo di Colonia gli è caduta addosso, a pochi centimetri, insomma. Eravamo a casa di Gustavo, il dottor Roll. Disse, io ti faccio vedere, se tu fai questo film Mastorna, cosa potrebbe accaderti? Guarda fisso quel quadro, guarda fisso. Era un quadro bellissimo, molto rilassante, molto bello. Un attimo è uscita una fiammata che a distanza di Fellini, sai, la fiamma ossidrica, una vampata di fiamma che noi tutti siamo rimasti spaventati. Fellini si alzò e disse, questo film non lo farò mai. Il viaggio in California e poi nello Yucatan è stato sicuramente l'episodio più avventuroso nella sua vita, in cui si è messo più in gioco, fra l'altro senza rete di protezione. Federico aveva in mente di fare questo film sul suo viaggio nello Yucatan, e quindi però anche, insomma, erano successe tante cose per cui aveva seri dubbi se farlo o meno. Allora a un certo punto la cosa più naturale fu di andare a Torino a chiedere a Gustavo Roll se poteva avere notizie in merito. Eravamo seduti intorno al tavolo e Gustavo Roll prese da un pacco di carta extra strong un foglio bianco, lo piegò e lo diede a me e mi disse mettitelo dentro, e io me lo infilai qui. E poi Gustavo si concentrò un attimo, disse je suis le numéro 5, quindi come a collegarsi, e fece la domanda, disse Federico deve fare questo film sul Messico, sui Maya. E nel giro di pochi secondi mi disse dammi il foglio, io lo tirai fuori ed era scritto avanti e dietro con la calligrafia di Giulietta Masina a matita. Mi ricordo l'inizio chiaramente che ho letto, che diceva no, punto, Gustavo tu devi impedirlo, ripeto con la calligrafia di Giulietta che stava a Roma, che conoscevamo benissimo.
Gustavo Rollo prese e lo lesse tutto avanti e indietro, questo foglio in cui c'erano tutti i motivi per cui era meglio lasciare stare quelle storie, per cui... Ogni volta che, non so, in una macchina c'era musica o in un ristorante, togliere la musica. E mi spiegò che lo feriva profondamente, perché lui non voleva essere toccato nei sentimenti. Ho detto, e lo dico tuttora, che ho verso la musica forse un atteggiamento da colpevole, da recidivo. Mi sembra che la musica sia, tra tutte le forme della creazione artistica, la più misteriosa, qualcosa che allude in una maniera così suggestiva e straziante a qualche cosa che è umana, ma nello stesso tempo è al di là dell'umano. Mi sembra una costante voce che ha un tono ammonitrice e che ti richiama, ti suggerisce, ti ricorda qualche cosa dalla quale, a me personalmente, ma deve essere un condizionamento cattolico, mi sembra di essere escluso o comunque ancora sotto esame, non ancora ammesso. Quindi questo sentimento da cui non ti puoi difendere, questa aggressione, questa specie di nebbiolina sottile che ti penetra, riproponendoti, almeno nel caso mio, continuamente un ammonimento, un vagamente ricattatorio, è uno stato d'animo che non sopporto volentieri, insomma, che non riesco a fronteggiare, probabilmente per oscuri sensi di colpa. Federico, che realizza Prova d'orchestra in un momento in cui l'Italia è allo sbando, non sa proprio che pesci prendere. Nessuno, né nella politica né nel giornalismo, riesce a ricondurre la nazione alla ragione. Esiste questo regista che viene considerato un solipsista, un individualista, il quale fa un film nel quale richiama alla coscienza gli italiani. In Prova d'orchestra c'è la capacità tutta felliniana di riuscire a captare le cose, come se fosse un'antenna, a captare l'atmosfera di un periodo, di un'epoca, dell'Italia di quel preciso momento, e di rielaborarla all'interno della metafora dell'orchestra, che smette di suonare e che deve ritrovare un'unità soltanto dopo un avvenimento come quello della pala d'acciaio che irrompe nella chiesa. Non è possibile, a mio avviso, concentrarsi su un solo significato nei simboli di Fellini, ma è bello anche accettarli per quello che sono: l'irruzione di un momento di irrazionale, incomprensibile, misterioso all'interno dei suoi film. Mario, guarda, è scaduto tutto! Ah! È scaduto! È scaduto! Come sempre nel sottotesto di Fellini, la cosa più impressionante di questo film era che il tema musicale era stato creato da Nino Rota in prossimità della morte. Mentre stavamo girando, alla terza settimana arriva sul set la notizia che Nino Rota è morto, e io ho visto nello spazio di mezzo secondo Federico assumere il bianco di un foglio di carta. Era diventato completamente bianco, come se fosse diventato di luce all'idea che fosse morto Rota, che per lui era non soltanto era la sua anima musicale, quello sarebbe forse semplice, ma era quello che traduceva in un altro linguaggio il suo linguaggio visivo. Cioè, Federico ha detto una cosa travolgente in questo, dice: io capisco i miei film quando sento la musica di Nino Rota, che peraltro, per chi non lo sapesse, era uno dei più grandi collezionisti di libri esoterici che esiste in Italia. Cioè, la sua casa di Via delle Coppelle era una immensa libreria esoterica. We always talk about Fellini and Rota. We talk about other director composer pairings as well, but I think
Fellini and Rota is kind of as iconic as you get, and also I think iconic for a reason. I think there really is some kind of magic alchemy that happens between Fellini's images and Rota's music that, yeah, it's hard to put into words. Ma cos'è che volete? Scusaci, Nino, è per l'intervista. Vogliamo sapere come componi la musica per i film di Fellini. La musica dei film di Federico la facciamo talmente svelto che per decenza sarebbe meglio non farlo sapere a nessuno. Ma perché, Nino? Beh, perché potrebbero pensare che la facciamo non con facilità, ma addirittura con faciloneria. Senti, ma appena hai trovato il motivo, che cosa succede? Voglio dire, lo appunti subito, lo scrivi? Federico vorrebbe anzi che non lo scrivessi addirittura. Soltanto c'è pericolo che quando invento il prossimo motivo poi mi dimentico quello di prima. Allora è lui il primo a dire scrivi immediatamente. No, ma non fumo, grazie. No, e la sigaretta? La tengo qui. Per ricordo. Che fatica devo fare a difenderlo dalle bambine. Adele, ma di là c'è sempre la stanza vuota. Allora, buonanotte. Chiamami, per qualsiasi cosa, io ti sento subito, sono qui sotto. Ciao, dormi bene. Anche tu. Questo ultimo film lui l'ha voluto senza musica, proprio perché è un film che parla del mondo che agli occhi dei protagonisti si è disgregato e quindi non c'è più la musica che lo tiene insieme, se non le musiche che vengono dalla scena. E proprio per questo, per dire che il mondo ha perso il suo significato, la sua solidità, la sua compattezza. E la musica era proprio questo, il tenere insieme le cose. Nella voce della Luna c'è proprio un desiderio di allontanarsi dalla musica. C'è una voglia di andare via dalla musica e c'è uno dei personaggi dell'inizio che è un oboista. Stavo studiando la mia parte e c'è quel passaggio, quell'intervallo infernale. Non dovrebbe essere consentito di scrivere certi accordi. Quali? Oh, non ditemi che voi non lo sapete. È proprio da quelle pause, da quegli intervalli, che entrano i fantasmi, il buio, il gelo. E a quel punto la musica fa di te ciò che vuole. Come puoi difenderti da qualcosa che promette, promette e non mantiene mai? Mai! Mi dica, a lei che cosa le ha promesso? Quello che promette a tutti. La gioia, la serenità, l'oblio. E che tutti saremo felici. Tutti accettati, anch'io. E invece non è vero, no! No! La voce della Luna è un film sulla vecchiaia, un mondo che non si conosce più, dove uno è disorientato perché tutto è cambiato, gli usi, i costumi, i rapporti, essere disperso. Tra l'altro la parola disperso probabilmente viene da Kafka, lui la usava, lui diceva di se stesso, ha detto, credo, non so se in qualche intervista, ma me l'ha detto anche a me personalmente, mi sento il disperso dei dispersi. Questo sogno che a lui arrivava questa lettera era al disperso dei dispersi. E lui mi disse, questa volta non mi puoi dire nulla, so perfettamente che o mi sono esaurito proprio come regista, proprio nell'arte, ho terminato proprio, oppure sto alla fine della mia vita. Secondo me si è fatto fuori, cioè era insopportabile questa invalidità, si è lasciato andare alla morte, perché però quello lui non lo tollerava, anche se nella clinica di Ferrara poi faceva gli scherzi, faceva i pizzicotti alle infermiere, poi questa dimensione se la portava sempre dietro anche nell'invalidità. Però, cioè, hai visto quella com'è bella, quell'altra, così.
Però poi c'aveva un ammazzo di asparagi e me lo disse con aria tragica, c'ho un invece di avere un braccio ho un mazzo di asparagi, quindi per lui quello. Però la morte era un viaggio, una scoperta, non diceva, non, no, quello proprio paura zero. Giulietta Masina era ricoverata alla clinica Columbus, questo era già tipo 6 mesi dopo la morte di Federico, ed è morta durante la notte. E la mattina seguente le sorelle sono andate ovviamente in clinica e lei era nel reparto dove c'erano molte donne semplici, sicuramente non delle, cioè, donne del popolo, certo non delle donne esperte di cinema. E una di loro si è avvicinata alla sorella e le ha detto: signora, ci dispiace tanto, tante condoglianze, ma pensi che io proprio questa notte, che era la notte che Giulietta è morta, ho sognato che il maestro Fellini veniva qui in reparto, come a prenderla. E la sorella ha detto: ma pensi? E lei ha aggiunto: però una cosa strana, Fellini aveva in braccio un neonato. E questa è una cosa singolare, perché loro avevano avuto appunto questo Federichino, questo bambino che era morto dopo circa un mese dalla nascita, ed è una cosa che non sa assolutamente nessuno, cioè poco conosciuta come notizia, tanto più all'epoca, parliamo del 90, inizio 94, insomma non c'era internet, non c'era certo l'accesso alle notizie che abbiamo oggi. Thank you.